Pronti? Partenza? Via! Si segue ancora con il nostro viaggio, già iniziato ieri per quanto riguarda questo viaggio, appunto dal XIV al XX secolo, per scoprire la nozione, già scoperta in realtà, di umorismo e per vedere come questo influisca nella letteratura. E siamo partiti dall'umoralismo, dalla teoria degli umori, che come ho già detto sono questi quattro liquidi che scorrono nel corpo dell'uomo. E poi siamo arrivati a capire come si è passati appunto da questa teoria, che è arrivata fino al XIX secolo e che ancora oggi noi teniamo in considerazione, fino ad arrivare a che cos'è l'umorismo, a chi è l'umorista, quindi la nozione di umorismo all'interno della letteratura, e abbiamo parlato di Petrarca, che come ho detto ieri non è che fosse proprio chissà quanto umorista, ma in lui c'è questa particolarità di una temporalità diversa, una temporalità che non è più lineare, ma che comincia ad essere la temporalità dell'uomo moderno, la temporalità fluttuante, e l'idea di una metafora che porta trainante tutta l'opera di Petrarca, che è l'idea del quello che vedremo più tardi, del Musette Saint-Barthélemy di Pascal. Cioè l'idea appunto che si è in una barca in mezzo a mare in tempesta e bisogna giungere a un porto sicuro. Quello che è interessante in Petrarca è che c'è già l'idea di divertere, no? Di cambiare strada, di cambiare direzione, non è più come dicevo il Dante Pellegrino, ma è qualcosa di diverso, qualcosa che cambia appunto direzione. E c'è una soggettività, no? Perché Franciscus è l'uomo, Francesco, che cerca di confrontarsi con uno dei maggiori filosofi dell'età della patristica, che è ovviamente uno dei più importanti padri fondatori della Chiesa, Sant'Agostino, si confronta con Sant'Agostino, con le confessioni, e cerca di capire come redimersi, no? Ma oggi chiudiamo con Petrarca, perché oggi vi voglio parlare di Michel de Montaigne. E cercheremo di individuare il motivo per cui io ho deciso di parlare di Michel de Montaigne, sempre seguendo l'umorismo letterario, ve lo rimostro, di Giancarlo Alfano. E quindi la nostra avventura continua. Insomma, ci troviamo nel 500, anzi, più precisamente, riguardo la pubblicazione dell'opera di cui parlerò, ci ritroviamo a seconda metà del 500 inoltratissima. Siamo nel 1580. Quindi sono passati diversi anni, secoli, da Petrarca, da quello che abbiamo scoperto con Petrarca. Allora, Michel de Montaigne, che viveva tanto beato nel suo castello, intorno aveva i più possibili mali del mondo, ma lui se ne stava nel suo castello e lo trovava utile per scrivere, per riflettere, poi vedremo su cosa, ha pubblicato la sua più grande opera, la più famosa, Les Essais, gli Essai, i saggi. La prima edizione nel 1580, poi la seconda riedita nel 1588. Quindi essenzialmente è una raccolta di saggi, l'opera di Montaigne. L'interesse di Montaigne nella prefazione au lecteur, quindi al lettore, è questa: Je n'ose pas seulement parler de moi-même, mais j'ose seulement parler de moi-même, c'est moi qui peins, c'est moi qui m'essaie, o una cosa del genere. Comunque, dipende dalla traduzione, ma questo significa nella prefazione: non oso parlare soltanto di me, ma oso parlare soltanto di me. Sono io che dipingo, c'est moi qui je peins, sono io che mi saggio. Interessante. Può sembrare l'opera più narcisistica di sempre. Io non oso soltanto parlare di me, ma oso parlare soltanto di me. Narciso, no? Ma non è così. Non c'è narcisismo in questa roba qua. Ma c'è l'idea di uno studio all'interno dell'io. Un'esplorazione all'interno dell'io. Come in Petrarca, anche Montaigne si mette in prima linea, parla di sé, ma a differenza di Petrarca, lui fa una introspezione ancora più profonda.
Quello che conta è che Montaigne ha capito, tramite il saggio, io mi saggio vuol dire appunto, che la parte più interessante, dover un momento, sì, interruzione, dica. Ok, sì, riprendiamo, dovrebbe essere ripreso. Allora, quello che è interessante, dicevo, è che Montaigne ha capito che lo studio più importante, quello più interessante, è quello da fare su noi stessi, su di sé. L'io che studia l'io. Un io che cambia. Ma non nella nozione quella che viene più tardi di Rimbaud, Je est un autre, quella è un'altra cosa che è molto più mistica, la vedremo, Rimbaud è un visionario, però il concetto qui non è tanto di io che diventa soglia mistica per Dio, come magari nel processo trasformativo dell'io intendeva Arthur Rimbaud, Je est un autre, ma qui stiamo parlando proprio dell'idea di un io che si studia ad ogni singolo passaggio. E Montaigne fa riferimento al concetto di passage. Cioè lui dice, io non studio l'io di anno in anno, io studio l'io di giorno in giorno, di attimo in giorno, di attimo in attimo, e parla di questa evoluzione più o meno graduale scrivendo in un tempo presente. Stavo orora rileggendo, stavo orora passando, stavo orora valutando, cioè c'è sempre una continuità del tempo, che è un presente che preclude la trasformazione, il passaggio tra l'io di prima e l'io dell'attimo dopo. È un vantarei dell'anima, c'è una trasformazione continua della psiche, dell'anima, dell'io. Il soggetto nell'opera di Montaigne diventa l'oggetto, il centro di interesse. È la cosa più importante. Saggiare significa testare, provare. Deriverebbe da juste, che poi è diventato goûter, ma prima era juste. C'est moi qui me guste, me goûte. Sono io che mi assaggio, sono io che mi provo, sono io che mi testo, sono io che mi studio, sono io che mi analizzo. Questo è quello che vuole dirci Montaigne, che a differenza degli studi, il saggio, perché questo è uno studio, no? Ma a differenza di questo, un saggio è capace di cambiare continua tematica attraverso un'interdiscorsività che diventa metadiscorsività, ovvero metadiscorsività nel senso che si autopensa questa discorsività, che si autoriflette, che si autoconosce. Quindi il concetto è che si cambia di giorno in giorno, che siamo sostanza che cambia, sostanza mutevole, cangiante e modificabile. Lo studio tratta diversi temi, ma alla fine, come si direbbe, morde sempre lo stesso osso, fedelissimo cane, morde sempre lo stesso osso, e il saggista invece è un cane che ne vuole provare tanti di ossi. È un cane che ha deciso di trattare tanti argomenti. Il saggio è qualcosa di diverso rispetto allo studio. La parola saggio è già diversa rispetto alla parola studio. Cioè, saggio è discorso. Il saggio è una discorsività, è un conversare. E conversare, conversus in latino, significa stare insieme, o meglio, stare insieme andando insieme nella stessa direzione. È la direzione che Montaigne vuole farci intraprendere è lo studio di noi stessi, dell'io. E ci sono diversi saggi interessanti, del pentirsi, per esempio, della paura, ci parla anche della paura, dell'immaginazione. L'immaginazione è anche qui, come in Petrarca e come in generale nelle incostanti rivolte capricciose dell'umorista, è importante l'immaginazione, no? Come dicevamo precedentemente, l'immaginazione è la mediatrice tra la percezione e l'idea del mondo. L'immaginazione produce
all'interno dell'uomo, in Petrarca, con i fantasmata, le fluttuazioni, le ansie, le preoccupazioni, specie nell'autore. Anche qui il gioco dell'immaginazione è importante, il ruolo dell'immaginazione in Montaigne è importante. Lui porta anche degli esempi di alcuni amici che ha conosciuto e dice che in qualcuno vede la predominanza di un'immaginazione che tende alla paura. In qualcun altro, per esempio, vede la maggioranza di un'immaginazione che tende al desiderio, alla bramosia, all'agognare qualcosa. E porta l'esempio di una certa Marie che aveva il desiderio di diventare uomo e un giorno si risveglia uomo, perché l'immaginazione la riporta sempre a sto pensiero, e a un certo punto questo succede per davvero. Quindi questo è quanto. Dunque, l'umorismo nell'opera meravigliosa di Montaigne, un'opera così, tipo, è l'idea, uno, di parlare in prima persona, due, di mettere il soggetto come oggetto, quindi la soggettività che diventa oggettività, soggetto, oggetto, e nei primi scritti l'autore doveva farsi tanto vedere. Qui invece c'è proprio uno studio su io chi sono, io cosa sono, io come cambio, io come mi modifico, io come sono essere mutabile nel tempo, non c'è immanenza, no? Ma c'è un processo continuo di trasformazione, da un giorno all'altro, da un secondo a quello dopo, ok? E poi lui, in certi momenti dell'opera, usa la famosa bitade, che è la battuta. Il Witz in tedesco, la battuta, e lo fa nella maniera più umorista possibile, perché non lo fa in maniera ironica, lo fa proprio per divertere, per guardare da un'altra parte. La bitade, che poi è stata spiegata anche da Freud col concetto di moto di spirito, è già presente nell'opera di Montaigne. Quindi l'umorismo all'interno dell'opera di Montaigne è anche la bitade. La battuta, e la battuta umoristica è una forma altissima di intelligenza. Ricordiamo che l'umorista non deve farti sbellicare da ridere, ma deve farti ridere amaramente su una materia seria che lui apparentemente pare non prendere in maniera seria, ma invece la prende in maniera seria. Cioè, l'umorismo è contenuto nella grande scatola del comico, ma l'umorismo non è né uguale al comico, né uguale al sarcasmo, né uguale all'ironia. Quindi le cose sono parecchio diverse, ok? E questo è quanto per capire dov'è l'umorismo in Montaigne. È proprio nell'idea di una soggettività al centro tematico dell'opera e soprattutto alla ricorrenza dell'idea dell'immaginazione come divertere, ma soprattutto nell'utilizzo anche della bitad, no? Questo è. Più di questo, insomma, il capitoletto era breve, questo è un sunto per capire dov'è l'umorismo anche in quest'autore, e a brevissimo, probabilmente domani, posterò il video su Cervantes per cercare di capire dov'è l'umorismo in Cervantes, e sarà molto più facile identificarlo. Il Don Quixote è un'opera umoristica a tutti gli effetti, e l'Hidalgo ingegnoso. Vediamo dov'è l'ingegno. Qui, mentre in Cervantes parleremo dell'ingegno e l'Hidalgo ingegnoso, qui parliamo della prospettiva. Con Montaigne noi parliamo della prospettiva, dell'interdiscorsività come metadiscorsività e della prospettiva. La prospettiva è, anche dal punto di vista delle arti figurative, è fondamentale perché ti permette di vedere da un fuoco diverse parti. La prospettiva è una dilazione, la prospettiva è la famosa seconda possibilità, cioè l'idea che non c'è solo un punto di vista. La prospettiva in Montaigne è diversa rispetto alla romanità, è diversa rispetto ai primi scritti, perché qui si parla di un essere che cambia, che si modifica e che è l'autore stesso, lui studia se stesso. Quindi la prospettiva è che sì, posso fare letteratura in un modo, ma la posso fare anche in un'altra.
E i miei saggi, invece di riguardare i grandi temi e i mali del mondo, riguardano me all'interno dei mali del mondo, per cercare di capire come posso io risolvere la situazione e come posso io risolvermi, come posso assaggiarmi, come posso scoprirmi e migliorarmi giorno dopo giorno. Questo è importante. Dunque, per ora chiudo e domani riprendiamo con Cervantes, però prima di chiudere vorrei fare una... vorrei lanciare un messaggio, perché il mio canale è un canale di critica letteraria comparata tra opere, poesia, teatro, insomma, un po' di roba l'abbiamo fatta insieme in questi 3 anni. Però oggi è il 1° ottobre e forse non tutti sanno che oggi è la giornata nazionale contro il bullismo. Allora, è importante occuparsi dell'arte, perché l'arte è sensibilizzazione, ma non dobbiamo dimenticarci, mentre sensibilizziamo, appunto, della sensibilità. E a me è capitata l'esperienza di insegnare come tirocinante per 4 mesi circa in un liceo romano, prima di spostarmi qua a Trento, e ho vissuto l'ambiente scolastico sia da piccola, poi fino al liceo, dietro i banchi, che dietro la cattedra. Devo dire che c'è una bella differenza, grazie al cavolo. Dietro la cattedra devi avere 2 occhi così. Non solo perché è un attimo che uno ti tira un dizionario addosso, ma magari non è neanche così, perché i ragazzi, dopo tutto, non sono così. Ecco. O perché magari si sbilancia con la sedia. Questo lo fanno perché non stanno mai a sedere come devono. Ma devi avere 2 occhi così per cercare di capire qual è l'andazzo di ogni classe. Per cercare di capire e di vedere che quando dai dei lavori in gruppo e qualcuno rimane perennemente fuori dai gruppi, ecco, lì ti devi preoccupare. Ecco. Io credo che non solo i genitori a casa, ma soprattutto gli insegnanti a scuola, abbiano il ruolo fondamentale di sensibilizzare gli alunni ed educarli al rispetto, alla tolleranza e alla possibile diversità. Ma non diversità come discriminazione, ma diversità come ricchezza. E io credo che a scuola non basti solo informare, ma sia necessario formare, perché questo serve ai ragazzi, serve una formazione salda per diventare delle persone corrette, leali, oneste, giuste. E che sappiano apprezzare il diverso come ricchezza, appunto, e non come minoranza o come roba da schernire. È bello ridere con le persone, è brutto ridere delle persone. Bisogna impegnarsi a capire quando si è insegnanti, quando si è genitori, quando si è catechisti, quando si è educatori, a capire quando si fanno quelle cosine in gruppo e si capisce che qualcuno rimane fuori. Oppure nella famiglia è essenziale il dialogo, non far mancare a cena, insieme a una fetta di pane e una di carne, una bella parola. Ecco, per magari anche lo stupido come è andato a scuola è importante per cercare di capire cosa davvero succede a scuola, anche se molte volte questo non viene detto. Dunque, sensibilizziamo all'arte, ma sensibilizziamo anche al rispetto dell'altro e della vita dell'altro. Oggi come non mai, ma oggi come sempre. Perché una data, sì, ci fa riflettere, però queste robe purtroppo all'interno delle scuole e anche fuori succedono continuamente, soprattutto dall'età delle elementari fino a quella del liceo, perché anche al liceo vanno avanti. E ricordiamoci che il bullismo non si canalizza solamente nella forma violenta del cazzottone, del naso rotto e dell'occhio nero, ma si caratterizza anche dal punto di vista psicologico e verbale. Perché appunto molte volte una brutta parola, una brutta affermazione, una brutta attitudine verso l'altro, un comportamento inadeguato, provoca molti più danni traumatici rispetto a una botta in faccia. Quindi è importante riuscire a capire che la resilienza, cioè il coraggio di affrontare un trauma, è possibile. Ma questa resilienza va favorita, va aiutata, e quindi quando ci sono queste situazioni spiacevoli vanno prese subito. Non è facile, perché di solito la vittima di bullismo non ne parla immediatamente, ma
tace in un vergognoso e timoroso silenzio, però è importante sapere intervenire. È importante per la vita, per il rispetto e per una, appunto, educazione più salda, una formazione più vera, più ponderata, insomma. È importante il dialogo in famiglia tanto quanto a scuola e viceversa. E questo io ci tenevo a dirlo perché è inutile che qua stiamo sempre a far critica, certo, è il mio obiettivo, senza essere attenti ai problemi del mondo, senza essere attenti che quella roba non va, quella roba lì non va. Bisogna non cercare di dire sempre che non va, ma bisogna cercare di capire come si può risolvere. Io qua un po' di soluzioni possibili le ho date. Per ora vi saluto e ci vediamo domani con Cervantes. Ciao!